Bertie ragazzi, no, la bozza, allora ho deciso di farla anche se sono ormai le 11 meno 20, ma l'ho voluta fare. Comunque più o meno ho raggiunto le 50.000, 49.823, quindi ormai la faccio. Abbassiamo un po' la voce, dai, non la faccio, non la mettiamo altissimo. Già come entrato, cioè sex, questo finirà tipo in come si dice, alle nuove cazzo si dice, Flo? Proposta a Sanremo, secondo me, così, vabbè, che diciamo è un po' imbarazzante a livello di views, però un po' di più meriterebbe, cioè mi aspettavo un po' di più, però continuiamo. Gioco soltanto a FIFA. Comunque non va perfettamente a tempo, se avete visto. Però vabbè, tralasciamo che comunque c'è un po' di lavoro dietro. Gioco sempre a FIFA. Mi compro solo FIFA. Poi l'anno dopo FIFA. Beh, per quello che porta dal canale si vede che porta solo FIFA, compra solo FIFA, gli piace solo FIFA, è ovvio. Cioè, da quel che porta dal canale, cioè, si capisce. FIFA, gioco soltanto a FIFA, gioco sempre a FIFA, mi compro solo FIFA, poi l'anno dopo FIFA. Beh, si era capito, dai, non ripetere due volte però, dai. Cioè, questo è ovviamente giusto per farlo durare di più la canzone, vabbè. Gioco a FIFA Paris Saint-Germain. Vengo dal nulla, J. Vardy Lester. Spacco sto joystick ogni 2x3. Perché il mio router è più pippa di te. Faccio la squadra buggata con Muriel. Bevo ogni cosa e la sbocco dal booster. Tu che mi metti la. Che significa sbocco dal booster? Cioè, ma che sta dicendo? Qua non ho capito niente, però a livello di velocità, diciamo che quasi ci siamo. Forse per essere proprio un rapper, deve andare ancora più veloce. Attacco Real, ma sono legend fra Ricky Kaka. Prendo sto FIFA e lo metti dentro. Prendo il 18 dando via al Nintendo. Prendi sti gol, lo sai che ti stendo. Gioco cantando, nemmeno sto attento. Ehi, ti attendo. Ehi, talmente sfigato su RCG. Oddio, sto morendo. Non ho capito Suarez CG, non ho capito, non ho capito. Vabbè, poi dopo vado a vedere un attimo il testo, ok? Non ho capito tanto queste cose, cioè alcune cose non le capisco del testo. Vabbè, andiamo avanti. Gioco soltanto a FIFA, gioco sempre a FIFA, mi compro solo FIFA. Tutta sta roba l'abbiamo capita, l'hai ripetuta 3 volte nella canzone, adesso la ripeterai un'altra volta, però poi te sta zitto, cioè non devi ripetere la stessa parte 36.000 volte. Poi l'anno dopo FIFA. Questo è per tutti quelli che ogni anno risparmiano i soldi in estate per comprare FIFA al Day One. È una vera ingiustizia. 70 euro per un gioco pieno di bug. Sì, io non capisco se lui è a favore, ma credo sia al 100% a favore di FIFA o non è a favore di FIFA, però vabbè, la canzone è così e così. E vabbè, però cioè, non fa capire benissimo, però comunque si capisce dopo forse questa frase che probabilmente è a favore di FIFA anche per i contenuti che porta. Però alla fine. We are in love with FIFA. Gioco soltanto a FIFA. Gioco. Giuro che ti spacco la faccia se ripeti sempre la stessa cosa un'altra volta. Che palle però, eh. Sempre a FIFA, mi compro solo FIFA, poi l'anno dopo FIFA. Scendo in spiaggia che caldo che fa, torno a casa a giocare a FIFA, vinco ogni anno il torneo estivo, perché ogni anno solo io mi iscrivo. Questa battuta è così così, dai. Da 1 a 10, dai, 6 e mezzo comunque, perché il fatto che non si scrivesse solo lui, vabbè.
Vabbè, andiamo avanti. Coppia d'attacco, i Barbo Dumbia. In panca son pronti Sao e Musa. 40-0 al prima Food Champions. Vinco in carriera col Bari la Champions. Prendo sto Milan per fare il rinnovo. Compro top player che costino poco. Becco la Juve in semifinale. Alaba terzino non può mai mancare. Allora, questa parte qua forse è la parte un po' migliore, perché diciamo la velocità c'è. I versi sono quelli là, insomma, migliori rispetto al ritornello, che è ripetitivo. Quindi da qua, da 1 a 10, darei 6 e mezzo 7, perché come più o meno come è fatta, perché contiamo che lui non è un cantante, mettiamo un voto in più, perché se no era 5 e mezzo 6. Giocando a FIFA ho sempre più ex, mi lascian dicendo non caghi mai Max, e prima di FIFA ovviamente il sex, ma scusami ora compro TLMS. Gioco soltanto a FIFA. Ovviamente un'altra volta che ripeto la stessa cosa, cioè questa comunque mi dà fastidio. Però vabbè, essendo un cantante non avrà una grandissima memoria, però vabbè. Gioco sempre a FIFA. Mi compro solo FIFA. Poi l'anno dopo FIFA. Che faccio? In scadenza, TLMS, 23 anni 88. Non dovrei prendere. Ehi. O no? Ehi. Ehi. ZV, bitch. FIFA 18. Ehi. Gioco solo. Un'altra volta, ma basta. Cioè, allora, guarda, gli abbasso il voto. Cioè, adesso gli dovrei dare un voto finale. Perché comunque ho dato vari voti un po' così sparsi nel video, ma gli a voto finale che cazzo gli do? Perché cioè, fa veramente troppe volte ripetere sempre la stessa cosa. Questa era una penalità pesante, però, Tanto a FIFA. Gioco sempre a FIFA. Mi compro solo FIFA. Poi l'anno dopo FIFA. Gioco soltanto a FIFA. È finita. Allora, è andata. Allora, per quanto riguarda le visualizzazioni, è stato veramente faticoso raggiungere le 50.000. Che non sono neanche. Adesso sono 50.081. Adesso sono 50.000 esatte, per fortuna. Però ci è voluto veramente tanto tempo per raggiungerle. Io ovviamente mi aspettavo 50.000 dalla mattina alle 11 di ieri che l'aveva caricata, fino alle 8 ci arrivava, perché è una canzone, invece no. Vabbè, allora, a livello di velocità gli diamo un 6, perché comunque non è un cantante. Ma se non era un cantante, cioè se era un cantante rap, gli davo 5. Poi ripetizioni, cioè ripete un sacco di cose, quindi a livello di testo gli vorrei dare 6, comunque alcune cose sono buone. Ma gli do 5, anzi 4 e mezzo, perché c'è veramente troppo ripetitivo come testo. E poi a livello di video forse ancora meno, perché cioè, se, più che una cosa ripresa dello studio, sembra una cosa che tu prendi qualche tele, una due telecamere, improvvisi però il video. E poi non è che andava tanto a tempo con la musica, con la canzone, quindi gli do 4. Vabbè, questo è. Ciao.